Il territorio del Comune di Colarmel è un territorio che ha sempre come dire, accolto le specificità dal punto di vista del, diciamo, della produzione di energia da fonti rinnovabili, con interventi importanti anche dal punto di vista infrastrutturale, quindi con impatti notevoli anche sul territorio per certi versi, perché abbiamo un grossissimo campo eolico, impianti fotovoltaici di una certa dimensione. Quindi l'idea nostra qual era? Era quella di continuare su questo percorso, ma con interventi dal punto di vista della visibilità meno impattanti possibile, ma che dessero anche un senso di continuità a quello che è stata la progettualità di questi ultimi 20 anni. E abbiamo pensato alla mobilità, territorio montano, interno, che ha problemi di mobilità, e quindi abbiamo creato questo sistema di mobilità intelligente a impatto zero che ci consente appunto di impiantare queste impianti fotovoltaici che alimentano degli generatori che poi serviranno per ricaricare sia i veicoli elettrici che le bici elettriche. Abbiamo stimolato la presentazione di progetti, di soluzioni concrete come questa di Collarmele, ma ce ne sono anche altri. In Abruzzo ne hanno, fra comuni, scuole, cittadini semplici, hanno presentato 19 su 587 progetti in totale, che poi sono stati inseriti su questa piattaforma online e che poi sono stati votati da tutto il mondo. Ma è la dimostrazione che a volte con l'azione locale, anche di piccoli comuni, si riesca davvero a produrre delle soluzioni concrete, delle tematiche su cui magari i governi nazionali di tutto il mondo stentano ad essere al passo con i tempi.